parliamo di un tasto dolente. Dolente. Allenamento. Allora, ahimè, nella stragrande maggioranza dei casi, l'allenamento, è capibile anche la cosa, no? Perché qui alla fine tutti si vogliono un po' anche un po' divertire, quindi non sempre è visto in modo prettamente agonistico il tiro con l'arco, quindi. Però vi esorto, a voi istruttori, visto e considerato che il fitarco effettivamente poi alla fine la missione è quella di fare agonismo e quindi di fare gare e quindi di avere dei risultati, sempre rientrando in quei parametri che abbiamo visto prima, no? Passione, dedizione, forza di volontà, ma alla fine bisogna fare dei punti, bisogna allenarsi. Metodologia dell'allenamento l'avete studiata, sapete qual è la teoria, tante belle cose che si possono applicare, a volte non si possono applicare, come carichi, scarichi, supercompensazione, eccetera, eccetera, che voi non avete mai messo in pratica, ne sono sicuro al 1000 per 1000, e che effettivamente avete fatto bene, perché effettivamente non servono a nulla nel tiro con l'arco, se non in casi un pochino particolari, e anche perché il materiale che avete voi a disposizione non è certo di altissimo livello, ovviamente non avete atleti di alto livello in nazionale a comodo da mantenere o fargli aumentare le già altissime prestazioni. Quindi diciamo che la vostra attività di allenamento verso i vostri allievi ha una valenza particolare, che è quella di mantenere alta la passione e la dedizione per l'agonismo, ma anche quella di farli divertire, perché poi alla fine le dovete mantenere in società, non le potete stressare troppo, perché la gente ci potrebbe anche stancare solamente a parlare di agonismo. E se non ha abbastanza forza di volontà, alla fine non ha la dedizione e non gli viene la passione. Quindi non entriamo in questo ciclo. Quindi bisogna saper dosare, effettivamente alla fine bisogna saper dosare. Quindi io vi esorto con i vostri atleti, indipendentemente dal tempo che hanno a disposizione, un'ora, mezz'ora, 20 minuti, 2 ore, indipendentemente dal tempo che hanno a disposizione, vi esorto a stabilire con loro che almeno metà del tempo che passano con voi lo devono passare con un certo metodo e facendo certi esercizi. Non so se fate già così, ma vi esorto a fare così. Anzi, se proprio non c'è già questo circolo, passione, forza di volontà, dedizione, già in atto, in cui il volano porta già a completare completamente tutto il ciclo di allenamento, a fermare l'atleta a metà e a farlo tirare tranquillamente dove vuole, al bersaglio, al palloncino, a 15, 18, 20, a fare quello che vuole. Ma a metà del suo tempo portarlo a fare degli esercizi, che saranno quelli che o voi già sapete o le vediamo magari anche insieme, che sono quelli di consolidare i punti forti, aumentare le prestazioni dei punti deboli e così via, no? Quello è il vostro mestiere, questo, quello che dovete saper fare, insomma, se le mancanze sono nell'equilibrio dinamico, bisogna fare esercizi per l'equilibrio dinamico, se le mancanze sono sul rilassamento della mano, bisogna fare degli esercizi sul rilassamento della mano e così via. E qua mi farete delle domande se avete qualche dubbio su vari punti deboli e come utilizzare le contromisure. Appunto.
A medio-alto livello invece l'allenamento va fatto con un metodo molto diverso. E cioè l'innescamento dell'autoefficacia è basilare. Ci riagganciamo a questo punto un attimo ai fondamentali che abbiamo visto. Io sono sicuro che un atleta di medio livello che vuole andare magari a qualificarsi per i campioni italiani, per esempio il suo obiettivo è quello, no? Qualificarsi per i campioni italiani e poi magari arrivare tra i primi 10, che comunque è già un buon risultato, no? Cioè qualificarsi per i campioni italiani, sappiate che mi dà mezzo credito, oppure qualificarmi per la fase nazionale di giovani della gioventù, o qualificarmi per la Coppa delle Regioni. Un vostro atleta che è abbinato a voi vi dà mezzo punto di credito, molto importante anche per l'istruttore. A questi livelli in cui sono, gli obiettivi sono già notevolmente superiori, no? Che non sono quelli di essere bravi e instradati a fare agonismo, beh, bisogna cominciare a utilizzare dei metodi più forti. Parlando di fondamentali, abbiamo visti come una semplice routine esteriore, no? Io devo fare certe cose, che sono quelle di posizionarmi, di mettere la mano nel modo giusto, contatto con l'attrezzo, fare lo string giusto, alzare l'alto ovviamente senza alzare la spalla, questo è un fondamentale della danza classica. Io devo utilizzare i miei muscoli senza fare questo movimento qua, no? Anche questo è un punto debole, c'è il metodo per poter essere allenato. Alzo su largo in questo modo qua, vado in pretrazione, controllerò, farò i miei controlli, la proiezione della corda, tutte cose che sapete, no? Il punto di spinta, rilasserò le dita, e andrò al mio ancoraggio che ho ben stabilito, farò l'espansione, quindi il trasferimento sui muscoli dorsali, l'allineamento, ora consoliderò la mira, rilascerò, follow through, rilassamento psicofisico, analisi del gesto e si riparte. Tutte cose che abbiamo fatto bene, che sono magari venute bene, e dal punto di vista esteriore voi le avete viste, le fate consolidare al vostro allievo, ma non vi dovete fermare qua. Qua siamo solo a metà, abbiamo la vista esteriore della mia sequenza di tiro, pur fatta nel modo appropriato, è solo il 50%. Se non addirittura solo il 40%, perché le cose più importanti succedono nella mia mente mentre io le faccio scorrere. Tutti questi automatismi che vanno costruiti, tutti questi fondamentali in automatico non sono altro che una serie di pensieri che si formano man mano che la sequenza di tiro scorre. E questa sequenza di pensieri, che chiamiamo le giuste sensazioni, le giuste... sì, però queste sono parole dette a caso, dire le giuste sensazioni. Poi siete istruttori e dovete innescare nei vostri allievi i giusti pensieri che scorrono durante la sequenza di tiro. Però stiamo alzandoci di livello, e qua ragazzi, stiamo alzando di livello. Non dobbiamo solo più fermarci a una mera e unica sequenza di tiro con giusti fondamentali visti esteriormente, ma dobbiamo entrare un pochettino più nell'intimo del nostro arciere e capire e innescare cosa sta succedendo durante la sequenza, nella sua sequenza di pensieri. Ci potrebbe fare una visualizzazione? Certo, ci arriviamo.
questa domanda già mi fa capire che sono cose, invece sono cose di un'importanza strabiliante, che faranno fare per l'appunto il salto di qualità all'acciaio. Alle volte uno dice transagonistica, però nessuno ha mai detto, ha mai fatto capire, ha mai stabilito una metodologia per innescare una sequenza di pensieri adeguata durante una sequenza di tiro. Una volta io ho imparato la mia sequenza di tiro, me la so fare, però come mai le frecce non vanno tutte nel centro? C'è qualcos'altro, cavoli, allora c'è qualcos'altro all'interno. E c'è questo scorrimento di pensieri che va in modo metodico all'estero. Già il fatto che esiste questa possibilità non lo sapevate. Questa possibilità esiste ed è facilmente allenabile. Purtroppo nell'istruzione io non ho mai trovato una metodologia se non slegata tra di loro, no? Alle volte si dice tiro la paglia, però io non ho mai trovato nessun allenatore che mi abbia spiegato cosa devo fare quando tiro la paglia. Tiro la paglia, cosa devo fare? Quando fate tirare qualche allievo alla paglia, cosa gli dite? Io lo faccio lavorare sul problema che abbiamo sollevato in quel momento, perché la paglia è concentrata un po' di più a questo problema che abbiamo sollevato adesso. Tiro la paglia non è tirare la paglia solo per tirare. Lavorare su un problema che è uscito, un problema che sappiamo che si ripete. Sappiate che non c'è nessun bisogno di utilizzare il tiro alla paglia per fare questo. Non si può fare in qualsiasi, sì, se non proprio all'inizio. Il tiro alla paglia, il tiro alla paglia, hanno il problema del giallo, vedono il giallo non riescono più a pensare. Allora focalizziamo e poi lo riportiamo sul giallo. Vabbè, questo ne parliamo ancora, non è col tiro alla paglia che non è proprio con questo, no, sistema. Avere una distrazione in meno. Lo so, però lo capisco benissimo. Te gli togli la distrazione, è logico che tutto funziona. Però non gli stai insegnando a eliminare questo problema. Gli hai tolto la distrazione. No, allora hai capito cosa sto dicendo? Sì, te hai tolto la distrazione e tutto funziona alla perfezione. Non tolgo la distrazione per fargli. Tolgo la distrazione per fargli, come aveva detto prima, per fargli capire la sensazione giusta di quel. Di quella cosa. Certo, stai curando il punto di dopo la riportiamo su già, perché non è che. È il donno. Esatto, non è. Te hai tolto solo il problema, e logico che togliendo il problema. E la cosa è un pochino più complicata, perché diciamo di fronte a un condizionamento e dobbiamo togliere il condizionamento. E ne parliamo dopo su questo problema. Però questo problema invece è di allenamento su i pensieri che devono scorrere durante la sequenza di tiro. Noi dobbiamo assolutissimamente insegnare ai nostri allievi a innescare, oltre a una sequenza fisica, anche una sequenza di pensieri all'interno della sequenza fisica. E questo è molto importante, che non viene quasi mai attivato, perché è molto più facile accorgersi di anomalie esterne che non interne. Invece la sequenza dei pensieri che avvengono durante la sequenza di tiro, se sono sempre gli stessi, formano un circolo virtuoso, e questo circolo virtuoso non fa altro che aumentare autoefficacia, autoconsapevolezza e quindi miglioramento delle nostre performance. Questo allenamento si fa alla paglia. Allora, intanto alla paglia, hai detto giusto, si allena anche la tecnica, perché tante cose alle volte mi conviene allenarlo alla paglia, no? Se io ad esempio ho il problema che tiro così,
Quanti ne vedete che tirano lui? Così si prende solamente il tè in a Buckingham Palace e non si tira con l'arco. Sappiate, se non lo sapete, che la rigidità del mignolo arriva fino qua, quindi non va bene. Allora, è già lì. Se non siete in grado di far fare ai vostri allievi il rilassamento del mignolo e volete poi che vada ai campioni italiani, cominciamo a eliminare una cosa semplice e vediamo se siete in grado. Dopodiché possiamo salire di là. Allora, tutte le dita devono stare rilassate. Anzi, cosa dice il manuale? Dice che l'impugnatura si deve stringere come un grappolo d'uva. Nessuno ha mai detto che la mano deve stare così. L'impugnatura si deve stringere come un grappolo d'uva. Addirittura uno non avrebbe bisogno di una dragona. La dragona serve per sicurezza, per dare sicurezza. In teoria non dovrebbe neanche servire. È meglio metterla. Una volta che ho rilassato tutte le dita, che ho contrapposto nel modo migliore gli angoli, che vadino ancorato, io posso tirare e rilassare il mio polso. Se io sono in questo posizione rigido, non faccio altro che trasmettere tensioni e quindi torsioni all'arco. Quando io lascio andare la corda, l'arco da che parte va? Dove va l'arco? Di là o di qua? Di qua? Va solo verso la mano. Non va da nessun'altra parte che non verso la mano. Quando lascio la corda, l'arco va verso la mano. Ok? E poi ovviamente si distaccherà. Quando la freccia avrà compiuto il suo corso, avrà il contraccolpo. Ma quando la corda si chiude, l'impugnatura preme verso la mano. Preme verso la mano solamente durante la spinta della corda sulla freccia. Quindi nel momento topico, durante la propulsione della freccia, l'arco va contro la mano. Quindi abbiamo una condizione di instabilità terrificante, e cioè proprio nel mentre che la corda spinge la freccia, l'arco spinge contro la mano. Ma di più, è aumentata. È aumentata. In questo modo sto spingendo. Quando io lascio la corda, sono i flettenti che lavorano, che ritornano. I flettenti ritornano e l'impugnatura spingerà verso la mano. Di più, ha aumentato la sua spinta. I filmati ad alta velocità che trovate su YouTube lo potete vedere che durante la propulsione della corda l'impugnatura va verso la mano. Diciamo che dipende poi dalle tensioni, no, non dipende da niente, è una cosa fisica. Prendetela così, non andiamo avanti oltre. La freccia va spinta avanti. Anzi, è che l'arco torna verso la mano. Quando la freccia ha finito, l'arco può andare avanti. Ma perché dico questo? Dove voglio andare a parare? Voglio andare a parare che proprio mentre la freccia viene spinta dalla corda, abbiamo la possibilità di torsione massima, perché oltretutto l'impugnatura aumenta la sua pressione alla mano. Quindi è di stragrande importanza evitare torsioni tenendo la mano il più possibile rilassata. Ma non solo il più possibile rilassata, ma offrendo meno superficie possibile all'impugnatura. Ma non solo offrendo meno superficie possibile all'impugnatura, ma anche allineando il punto di spinta a il più possibile in modo scheletrico o in modo tale che muscolarmente
le forze di spinta e trazione siano allineate sul piano verticale. Sta registrato, ma questo è basilare. Come organizzo questo allenamento? Alla paglia. Lo organizzo alla paglia, perché questo è un fondamentale di basilare importanza. Io alla paglia devo verificare che le forze di spinta e trazione siano sul piano verticale, che non ci siano torsioni, che il rilascio sia in linea con la spinta dell'arco. E cioè mi accorgerò solamente quando la mano scivolerà sulla... Se la mano scivola sul braccio alla paglia, non ci sono altre distrazioni, ma se io tiro in questo modo qua e succede questo, non ero allineato, avevo ancora forte o sull'avambraccio o sul tricipite, non era diventato una catena il mio polso e il mio avambraccio, una catena, molla. Non avevo trasferito dal tricipite ai muscoli dorsali, come dice la mia tecnica, trasferito, me ne accorgo perché la scapola ha ruotato verso la colonna vertebrale, quindi ho trasferito, ho rilasciato e la mano è scivolata. Posso fare la paglia perché non ho distrazioni, allora posso affinare bene la mia tecnica e soprattutto il mio istruttore può verificare che la mia tecnica sia in modalità di perfezionamento. Molto bene, e quindi questi sono tutti quegli esercizi che alla paglia possono essere risolti, affinati. Dopodiché, una volta che tirano il bersaglio, entrano in gioco altre cose che vediamo poi oggi pomeriggio, altri fattori. Ma intanto è basilare che io, se gioco a pallone, mi metto contro un muro e faccio 100.000 stop, finché lo stop non lo so fare alla perfezione. Dopodiché mi troverò Cristiano Ronaldo davanti e sarà molto più difficile farlo. Ma di sicuro non riuscirò a farlo se non ho fatto 100.000 prove prima. Siamo d'accordo su questo punto. Ecco perché è importante lavorare alla paglia per ottenere dei buoni risultati sui fondamentali. Ok? Soprattutto sull'impugnatura. Prima di parlare della seconda fase, allora cosa faccio? Io normalmente mi alleno così, cosa faccio nella prima fase? Mano dell'arco e rilassamento del polso, mano della corda e rilascio, attivazione back tension, allineamento ed estensione della spalla, dell'arco, tutte e tre insieme. Allora, normalmente queste sono le attività fisiche che faccio e io alla paglia, soprattutto nell'indoor che preparo. Dopodiché io questa attività, è un mio perché, questa attività la faccio a 40 o a 50 metri, la faccio alle lunghe distanze. Perché le faccio alle lunghe distanze? Le faccio alle lunghe distanze perché innesco degli automatismi che vedremo dopo e soprattutto perché la freccia ci mette molto ad arrivare e quindi mi permette di percepire molto quello che ho fatto prima che la freccia abbia impattato. Quindi mi è utile il rivedermi il tiro finché la freccia non ha impattato. Quindi sono a 50 metri, faccio tutto quello che devo fare, mentre la freccia arriva all'impatto, io sono in posizione, no, ho tirato a 50 metri. Oh, così fate, eh. No, io tiro a 50 metri, sto pensando a me, non sto guardando la freccia, ok? Posso guardarla? Io non guardo mai. Tiro 6 frecce e poi vado a vedere dove sono andate. Perché voglio, in allenamento, perché voglio mantenere sempre lo stesso tiro, voglio capire, non voglio modificare, non voglio avere un feedback dal bersaglio, perché non voglio modificare anche inconsciamente in base al risultato. Io sto creando e nella creazione del mio tiro io voglio tirare le 6 frecce in modo identico, poi capire se sono andato a destra, se hanno fatto una strisciata così, cioè l'ho tirato tutte male, allora voglio capire dove voglio poi andare a fare delle frecce.
Quindi diciamo lo faccio. L'ho detto, certo, e non sulla prestazione, è logico. L'ho detto all'inizio, attenzione al feedback che vi dà l'avversario, non è sempre quello con cui dovete lavorare. Questa è la parte visibile, ma io dietro c'è una parte Certo, diciamo che normalmente alla paglia cosa si fa? Si fa prima la mano dell'arco, e cioè voi dovete riuscire che i vostri allievi facciano questo. Quando sanno fare quello, si mettono lì finché non lo sanno fare. Che poi lo facciano o no durante il tiro, non importa. Il fatto è che hanno imparato a rilassare la mano e a rilassare il polso. Che poi avvenga molto di meno durante lo stress della gara, non ha importanza. Ma queste sono cose basilari che in quel 50% che abbiamo detto, se fatto con metodo tutte le volte, poi si possono divertire per l'altra metà, fare, tirare quello che vogliono. Ma facciamogli fare 36 frecce così, guardando la mano, e poi rilascio bene dietro, guardi bene dietro che sia allineato, lo fai allineare bene, non vi preoccupate dell'ancoraggio. L'ancoraggio nell'arco nudo non è vero che ha bisogno di due punti, tre punti, un punto solo basta. Ma se tirate almeno 300-400 frecce alla settimana, l'ancoraggio viene preciso. Io normalmente insegno questo ancoraggio, pollice sotto il mento, sotto quest'osso qua, semplicemente. Io non ho gli zigomi sporgenti, quindi non posso neanche mettermi sotto lo zigomo. Metto il pollice sotto la mascella. Poi sarà il mio allungo a percepire quale sarà quello giusto. Benissimo, mi allungo fin tanto che non riesco. Vedete dove è l'indice? Io sono in questa posizione. Magari a qualcuno c'ha gli zigomi più alti, sarà più alto. Però questa è la posizione in cui io sono in equilibrio dinamico, spalla bassa, tutte e tre le dita ben prese e rilascio. Deve imparare alla paglia a... La spalla deve andare verso il bersaglio, non deve, la testa dell'omero non si deve incassare, non si deve. Devi andare verso il bersaglio. Io qualcuno a volte mi chiede, no? Io sono purtroppo per mille anni e non mi riesce più di portarla fuori. Allora cosa faccio? Ruoto leggermente la testa indietro. Qualcuno mi dice, ma perché giri la testa indietro? Io normalmente dico, guardo se qualcuno mi gufa così. Ruoto la testa indietro per poter allineare già da subito questa. Poi vado in ancoraggio e allineo il gomito. In questo movimento sono allineato e rilascio. E queste sono tutte attività che vanno fatte alla paglia. Poi uno per volta e poi tutti per insieme. Controllate ovviamente l'istruttore. Fate oggi, fate domani, fate dopodomani. Bastano 27 volte. Dopo 27 volte il manuale del perfetto istruttore dice che qualche risultato si ottiene. Allora, cosa faccio? Qual è la seconda fase? Allora, anche qua è molto più difficile per l'istruttore. Anzi, è estremamente difficile per l'istruttore, perché è una fase molto intima. E se l'istruttore non conosce bene
il suo allievo e non ha forse un approccio adeguato, è molto difficile.